Questi sono tutti i contenuti della beta che al momento si può giocare solo su PlayStation, con il codice o con il preordine digitale. Ok, partiamo con i fucili d'assalto. Abbiamo lo SVA 545, l'MTZ 556 e l'ACR, che sarebbe l'MCW, arma rotta letteralmente del gioco. Fucili da battaglia, l'MTZ 762 e il Pass B. Mitragliette, il Rival 9, AMR e Striker, altra arma letteralmente rotta, questo sarebbe l'UMP45, arma storica di MV. Armi a canna liscia, Riveter, il Lockwood 680, l'Holger 26 e il PKM, il Pule Miot 762. Fucili tattici, l'MTZ Interceptor, l'MCV 6.8, quindi hanno ripreso il nome dell'ACR della parte di qua e stanno a posto. E i fucili di precisione, abbiamo il Longbow e il KV Inhibitor. Vi ricordo, ragazzi, che poi questo video lo manderemo anche su YouTube, che siamo in live con la beta, la giocheremo tutta la serata, quindi passate a salutarmi. Mentre come armi secondarie abbiamo il VSP Stinger, la Renetti, che avete visto come spara bella a raffica potenziata, e ancora da sbloccare il Core 45, questo per quanto riguarda appunto le armi. Andiamo a vedere le tattiche, dove abbiamo la flashbang, la furia combattiva, che è una stimolante che carica adrenalina, novità livello 11, granata emo, quindi tracciamento dei nemici, granata fumogena, non c'è motivo di spiegarlo, e la mina a dispersione, che rompe letteralmente le scatole. Poi abbiamo le granate, quindi le letali, granata a frammentazione, drone incursore, la Semtex classica adesiva e la granata termobarica. Poi vediamo gli equipaggiamenti, quindi i potenziamenti da campo, sistema trofi, disturbatore delle comunicazioni, la cassa medica, livello 28, vi ricordo questa beta livello 20 la prima settimana, seconda settimana ragazzi avremo livello 30, e la CS. Ok, poi andiamo a vedere tutto quello che riguarda il movement. Vi ricordo ragazzi che, molto importante, vedrete soltanto una parte delle novità di MV3 in questa beta, perché ci saranno molti più guanti, molti più stivali, eccetera eccetera eccetera. Quindi questi guanti vi permettono di avere più velocità nello scambio delle armi. Guanti da sciacallo, ovviamente per ricaricare ragazzi munizioni e coltelli dalle persone morte, e guanti da comando che ricaricheremo durante gli scatti. Poi abbiamo gli stivali, abbiamo stivali leggeri, quindi aumento della velocità di movimento e nuoto, stivali da scalata, quindi arrampicata e scavalcamento, il mantling, stivali da predatore, quindi velocità di spostamento laterale e di movimento, gambali tattici, quindi permette la modalità mirino durante le scivolate, quindi questo più veloce in modalità DS, infatti sembra che abbiano le ali lateralmente, li proveremo a livello 17, e le scarpe furtive è tipo fantasma, quindi elimina il rumore dei passi, che già non si sentono su COD, ma ci voleva ragazzi questa cosa qui, a mio avviso. Andiamo a vedere invece l'attrezzatura, con l'imbottitura d'artificiere, quindi subiremo meno danni da esplosivi e da fiamme, la maschera tattica, non c'è motivo di spiegarla, il comlink controllo missione, quindi riduce di un'uccisione il costo delle serie di punti, le cuffie a conduzione ossea, quindi riduce i rumori ambientali per una facile identificazione di spari e passi, quindi migliore, quindi la classica percezione ambientale, se ben vi ricordate come perk, il rilevatore che riceve avvisi di pericoli per laser e fonti di radiazioni, e la mimetica fantasma, mentre ti muovi sei invisibile a UAV e sensori battiocardico. Vi ricordo ragazzi che la mimetica fantasma, e quindi il perk fantasma, funziona solo e soltanto se vi muovete, se state fermi non funziona, quindi sarà inutile andarlo ad utilizzare. Quindi questi sono tutti ragazzi i armi ed equipaggiamenti. Vi faccio vedere le serie di punti con l'UAV a 4 uccisioni, ma potete anche attivarlo ragazzi direttamente alle serie di punti, quindi senza ombra di dubbio cliccate L3 e praticamente vi va a switchare, vi va a rimuovere tutto e vi va direttamente a mettere serie di punti, quindi o kill streak o score streak. Drone zanzara, torretta SAM, Guardian letteralmente rotto già provato adesso, UAV di disturbo, esplosivo aereo strategico, quindi tre caccia in tre punti che vai a selezionare, la torretta telecomandata che torna, e poi il Juggernaut ricognitore. Non ci sono al momento bombardamenti, serie strane come attacco dall'alto, cani eccetera eccetera, non ci sono tantissime serie in questa beta, staremo a vedere poi nel gioco completo, ve le riporterò nei prossimi giorni. Andiamo a vedere invece gli operatori, dove abbiamo Rocket, quindi
questo qui della classe dello spec gru. Poi se ci fanno vedere abbiamo Price, eccolo qui con la skin, come state vedendo, speciale Ghost, che potremmo anche andare a mettere come variante, vedete, sblocca acquistando il bundle del negozio, che è il Ghost Nemesis della versione Vault Edition. Poi abbiamo Spec Grow, quindi un'altra skin, che è quella, o meglio l'operatore progetto, e poi Jabber. Andiamo a vedere da quest'altra parte, abbiamo Terst, abbiamo Doc, che mi ricorda tantissimo un personaggio di The Last of Us, Varden, che è la versione sempre che arriva dalla versione Vault Edition, quindi potrete già provarlo. Makarov, direttamente sempre dalla Vault Edition, perché sono quattro gli operatori speciali della Vault Edition. E poi abbiamo Blaze, quindi questi sono gli operatori, ragazzi, che troviamo all'interno del gioco. Vi ricordo poi come modalità abbiamo Mosfit, andiamo a vedere, abbiamo Estate, Favela e Skydro, modalità di gioco Dominio, Postazione, Team Deathmatch, e in più avrete Guerra Terrestre per iniziare a vedere, se vogliamo dir così, un po' la mappa, quella che sarà a quanto pare l'Urzikistan. Quindi questi sono, ragazzi, tutti i contenuti che troverete all'interno della beta per i primi giorni. Seconda notizia, il level cap a livello 30 arriverà la prossima settimana, ci sarà una ricompensa che vi ho fatto vedere già su tutti i miei social, ma domani con un TG Code vi spiegherò tutto quanto. Quindi spero di avervi detto tutto quello che riguarda la beta. Se avete altri dubbi o domande, scrivetemi in chat o qui sotto nei commenti.